I pazzi di Dio. Era una stanza all'ultimo piano di un palazzo vaticano, con una finestra sui giardini e sul riporto del Papa, senza simboli religiosi ai muri, tranne un piccolo crocifisso. La tonaca nera faceva apparire ancora più lungo e magro l'uomo che mi stava parlando, muovendo lentamente le mani ossute da statua gotica, da santo del greco. Argomento era grave. Si stavano consumando le ultime ore di vita di Eluana in Lara. Il Presidente del Consiglio aveva varato un decreto per impedirle di morire, che il Presidente della Repubblica aveva rifiutato di firmare. Il Paese ne discuteva profondamente diviso. Il Cardinale argomentava nella sua maniera piana, cortese, ma enfatica, eppure fermissima, ad occhi critici persino spietata. Parlava di Eluana condannata a morire di fame e raccontava di sé, tornando sulla decisione sofferta ma obbligata di negare i funerali religiosi a Pier Giorgio Guerri, che 2 anni prima aveva chiesto e ottenuto l'eutanasia. Sostenne che non se la sentiva di condannare e di mandare, perché nessuno può sapere e tantomeno giudicare come reagisce un genitore di fronte alla morte del figlio. Poi raccontò un episodio sconosciuto, accaduto molti anni prima. Quando era un giovane prete che girava con la sua 600 di colline sopra Reggio Emilia, il futuro cardinale fu testimone di un incidente. Davanti a lui viaggiava un ragazzo in motocicletta. Non andava forte, ma la ghiaia sulla strada lo fece sbattare. Cadde giù dalla scarpata. I passanti accorsero per aiutarlo. Il prete si fermò, si chinò sul ferito, vide che respirava la pena. Fece appena in tempo a impartirgli l'estrema unzione. Poi fece per andarsene. Ma gli abitanti del paese gli si strinsero attorno e gli chiesero: «Ma da lei a dirlo alla madre?» Era il suo unico figlio e nessuno se la sentiva di dargli quel dolore. Il prete si fece forza e andò. La donna rimase impietrita alla notizia che tutte le sue speranze per l'avvenire erano svanite in un attimo. A lungo restò in silenzio, lottando contro una sofferenza terribile. Poi guardò il prete e disse solo: «La Madonna ha sofferto di più». Così raccontò il cardinale. Poi Camillo Ruini, per 16 anni vicario di 2 papi e capo della Chiesa italiana, chinò gli occhi che si erano andati a Rossendo e pianse. Bellissimo Paolo Valerio, non vorrei che un politico mi deludesse. Voi lo mettete a vostra disposizione in foto, sono felice di firmarlo, ma non è così bello, insomma, una voce degli attori bravissimi che abbiamo qui stasera lo preziosisce davvero. Questo è un capitolo che si chiama I pazzi di Dio e racconta di preti. È una sorta di libro nel libro, e io veramente volevo fare un libro a parte. Poi Gianni Ferrari, il gran capo della Mondadori, mi ha detto: «Guarda, un libro tutto sui preti no, però in un libro sull'Italia non possono non esserci i sacerdoti». E quindi nei pazzi di Dio racconto i preti che ho conosciuto, i cardinali e i preti di strada, Ruini, Patriarca di Venezia, Scola, e i preti come Don Italiano della Sana, il prete Noblobal o i preti conservatori di destra, ma comunque si spendono nella vita di tutti i giorni. Io tutto sommato ho un giudizio positivo sul ruolo della Chiesa nell'Italia di oggi, perché i sacerdoti sono gli ultimi portatori di radicalità, difendono le loro idee, fanno il loro mestiere, vivono in mezzo alla gente e fanno quello che ad esempio molti giornalisti non fanno più. E devo dire che tra le tante figure che ho raccontato nel libro, facendomi precedere da un'intervista a Paolo Poli, il quale è omosessuale dichiarato, comunista, impenitente, ha passato, racconta nel giorno del suo 80° compleanno, che dopo aver passato la vita a prendere in giro la Chiesa, a travestirsi da prete, beh, riconosce che, lui dice, l'unica cosa seria che abbiamo in Italia è la Chiesa, è l'unico vero leader politico italiano, il Papa. Forse esagera, però un po' di verità magari c'è. Bene, dicevo, tra le figure che ho raccontato nel libro
Forse quella che è una che, tra quelle che mi sono più care è quella di un prete che non c'è più, Don Benzi. Ve lo trovate Don Benzi, con quella tonaca da prete preconciliare, lunga fino ai piedi, sempre piena di macchie. Sembrava davvero San Francesco, di cui si diceva che de toto corporet facebat linguam. Anche Don Benzi parlava con tutto il corpo, e quando parlava di queste prostitute sfruttate, dei loro sfruttatori, dei loro clienti, sembrava davvero che sentisse nella sua carne la sofferenza della donna e lo sdegno per il comportamento degli uomini. E lui era un illuso, però era un uomo che contagiava con le sue illusioni, e nessun politico riusciva a dirgli di no, lo ricevevano tutti, gli promettevano, poi naturalmente nessuno farà mai la legge per abolire la Costituzione, però Don Benzi lo stavano a sentire tutti. Andò anche a Palazzo Chigi, portò due nigeriani per Berlusconi, proprio nel senso più buono del termine, insomma. Una volta, io l'ho conosciuto, ricordato diverse volte, ma la volta che ricordo meglio, quando andavo insieme a fare una Via Crucis, prima a Rimini, dove abitava, e poi a Marghera, era una notte prima di Natale, c'era un freddo terribile, e lui appunto era molto bravo ad avvicinare le prostitute, parlava inglese, e cominciava a venire via con lui, li trovava al lavoro, ne sugava protezione del clan, degli sfruttatori. Ebbene, tra Rimini e Ravenna, poi Venezia, c'è la Romea, questa via che non finisce mai, prendiamo un tratto di autostrada e ci fermavamo a mangiare un autogrill. Don Benzi non mangiava quasi mai, quindi non mangiò. E con lui c'era l'autista, c'erano due o tre suoi collaboratori che lo adoravano, vivevano con lui, per lui, e ci fermavamo a mangiare l'autogrill e prendemmo chi un ghiotto, chi un camogli, chi un fattoria, questi panini quali dappertutto che sono un altro fattore di omologazione del nostro paese. E poi cominciamo a mangiare su questi piedi con i cavalli, no? Su questi tavolinetti stretti di autogrill, uno con una Coca-Cola, una birra. D'un tratto arrivò come un lampo Don Benzi, col dito puntato, inferocito. Cosa fate? Cosa state facendo? Fermi! Sembrava Salomone quando interrompe Saulo che ha cominciato il rito sacro, il sacrificio sempre di lui. Posate i panini. Noi posammo i panini sul tavolino e lui cominciò a benedirli ieraticamente, con una formula latina, tracciando un ampio segno di croce. E poi se ne andò, rapido come era venuto, ed è stata la prima e temo l'ultima volta che ho visto benedire un ghiotto, un camoglio, in fattoria, in autorità.